Hola! Bene, è praticamente, finalmente è giunto il giorno in cui vi faccio vedere una parte della compilazione. Della compilazione del libro Questo non è solo un diario, che ricorda un po' Brick This Journal, però questo qua è molto più ampio, molto più trash. E poi più avanti vi farò vedere come ho trasformato anche il libro Il mondo immaginario di, ovviamente, di Stefani Loffa. E quello è ancora più figo, perché praticamente si crea una storia con i personaggi, poi viene fuori un romanzo interamente scritto da me, seguendo, diciamo, gli input che ti dà il libro. Quindi farà una roba trashissima, però essendo un po' più articolato, un po' più particolare, ci devo mettere un po' più tempo per renderlo veramente degno di nota trash. Quindi ora cominciamo, vi faccio vedere tutte le pagine che ho già compilato, poi man mano andrò avanti perché questa parte devo ancora tutta farla. È enorme, come il buscio del culo di inserire qui il nome di Daniele Lo Cicero. Oh, l'ho già detto io. Cominciamo subito, smettiamo di dire puttanated. Molto bene. Questo libro può essere qualsiasi cosa, e io ovviamente ho aggiunto, a parte un diario, un ricordo, un calendario, un amico, le quattro cose insieme, ho aggiunto sbrafanni fannanni, uno spartichiappe, un dirata sorca. Pensate che bello mettersi il libro come spana sorca, cioè bellerrimo. Non è altro che carta, il resto tocca a te con un piccolo aiuto. Infatti io rispondo, scusami, stai dicendo che da sola non so fare un cazzo, cioè non ho capito, ma sta confidence. Tutto ciò che occorre, introduzione, nome Stefani, data oggi, va bene? Continua, bene. Quali sono i tuoi progetti per quest'anno? Scrivilo qui sotto. Allora, fare schifo un po' più dell'anno scorso, ma un po' meno del prossimo anno. Trovare il fondo dell'ano di Dani. Fare la non molto regular song. Sbiancar Milano. Chiedere a Gianni la ricetta della sua torta speciale al cioccolato, che deve essere buonerrima. Aprire una dildo bianco spineria per distribuirli a chi mi sa sul cazzo. Comprare uno strapon per Phil. Trapiantarmi un pene in fronte e diventare un uniporno. E creare un calco della faccia di Dani usando la mia merda tiepidina. Oh, molto bene. Persone che posso sempre chiamare. L'amica migliore è il mio dildo borchiato. Alla macchina, il taxi, giuro che il taxi alla macchina. Mamma, papà, hanno un nuovo bebè, non se ne fanno niente di te. Cheat, ditemi che cos'è. Sempre pronto per una festa e sempre di pre. Sorella, fratello, io, sa tutto, Ellie, non litighiamo mai, please. Nonna o nonno, io direi Adele. Sa quel tanto che basta, e qua direi la mia vicina, Just Bide, mi faccio un bibide, cioè ogni volta che mi faccio un bide canto Just Bide, Bide, mi faccio un bibide, quindi diciamo che sa quanto basta, sa quanto mi lavo la sorca e quanto ci metto. La zia preferita, la zia Sbarnozza, l'adoro, che cazzo è, non lo so. Mi deve un favore a Naya, le ho prestato lubrificante anale al gusto peperoni. Il parente d'emergenza, sempre non Adele, e un'altra persona... Infatti ho risposto, cosa, cazzo vuol dire? Cioè, boh, ancora devo capirlo, molto bene. Scegli le sensazioni che più corrispondono al tuo stato d'animo, qua c'è solo una sfilza, e io ho spuntato, mi sento sempre più soddisfatto da internet, ma non posso... Che cazzo dico? Mi sento sempre più sopraffatto da internet, ma non posso più farne a meno. Ho la mia cosa speciale che mi aiuterà sempre ad andare avanti, ovviamente ho aggiunto il dildo. E wow, in questo libro c'è qualcosa di intenso, e tra parentesi, la puzza delle mie ascelle, che aleggia nell'aria mentre scrivo. Poi qua c'è, che ora è? L'ora che ti droghi meno. E qua è, manca un cazzo a mezzogiorno. Questo non lo so, è rimasto incompleto, scrivetemelo voi. E le tette e mezza, anche questo è rimasto completo, scrivetemelo voi. Impara a disegnare, primo passo, disegna qui sotto due quadrati. Ma per davvero? Cioè no, mi rifiuto, disegno due minchie quadrate, ok? E qua c'è il mio capolavoro. Questa è veramente sghembissima, effettivamente, ha la capocchia sghembissima. Notare anche, complimenti, ce l'hai fatta, yeah! Esci dal seminato, fai qualcosa che non hai mai fatto prima. Ok, challenge accepted. Un fiorellino, un cuoricino, il sole, una foglia, un gatto, un gelato, un ghiacciolo, un orsetto, una fragola, una banana. Ah, non ce la posso più fare, via! Una ciola gigantesca tutta ciondolosa, una ciola fluffy, delle chiappe con la faccina e un dildone. Una merdina su cui ci va la sbumba sopra. E ora ci siamo, sì! Incollo un biglietto da visita su questa pagina. Di chi è? Mia. E di chi? Di sto cazzo? Da dove arriva? Dal mio portafoglio.
La stupenda e utilissima card per gli sconti del 2% in posti incagati. Utili tutto, cioè sta green card per i giovani, non so se c'è anche nella vostra città. Vi dà lo sconto, che ne so, per comprare un tagliaunghie dei piedi. Tagliaunghie dei piedi, sì. Un tagliaunghie dei piedi alla crop, che sarebbe la Coop Tarocco, cioè in posti che non si incula nessuno, cioè di un'utilità rara proprio, sì sì. Poi ci sono pagine un po' criptiche. Poi ci sono pagine un po' criptiche, tipo, minchia! Poi ci sono un po' di pagine criptiche tipo questa. Se non ci riesci la prima volta, non preoccuparti. Se non ci riesci mai, francamente non so proprio cosa dirti. Infatti ho risposto: ma fare cosa? Bere sbuba in un bicchiere on the rocks? Cioè, far cosa? I don't capisco cosa. Anche qua lo sconosciuto ricorda, scrivi, risponderai. Ma che cazzo vuol dire? Scrivi un compleanno dell'infanzia, 9 agosto, inserire qualsiasi anno dal 1986 in poi. Tutti i miei amici in vacanza, indi per cui, compleanno con le piastrelle del bagno. Questa l'ho messa su Instacaz. Che cosa stai combinando? Condividi questa pagina con GK1 page, così potremo vederla tutti. Cago. E alcuni mi hanno detto, bello cagare con le mutande. Mi chiama... È il libro stesso questo, non è... Cioè, questo è il libro, non sono i miei boxer, le mutande, che ha mutande molto femminili. E questo è il mio merdino che mi saluta e mi dice, ciao Lofina, ci vedremo presto. Molto bene. Come ti chiami? Perché ti chiami così? E chi lo ha deciso? Che cosa significa? I tuoi soprannomi? E farti un sacchettino sottovuoto di cazzi tuoi? No, Tanto te lo regalo io, stai lì. Cosa stai cercando? Una fucking gioia. Mi sento fortunato, no, facciamo cerca, va. Dove pensi sarai tra 5 anni? Sei sulla buona strada oppure no? È una prospettiva abbastanza sicura o un'ipotesi azzardata? Trovi questa domanda inquietante? Ottima strada, direi. Vai a Naliona, sei tutti noi! Zoie, sconto comitive! Copia la frase 20 volte o finché non avrai imparato la lezione. Io posso fare qualsiasi cosa, 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 io posso fare qualsiasi cosa. Quindi ho deciso che posso continuare a fare schifo. Yeah, l'ho approved! Descrivi qualcosa che hai visto oggi per terra. Che cos'era? Chi l'aveva lasciata lì? Io. Era marrone, puzzava e aveva del mais che sbucava qua e là. Tu. Che fame! Gianni, che cazzo fai? Mia, deve sempre rubargli il mangiare. Oh, guardate che carino il mais. Elenca quel che ti serve quando sei malato. Bevande, quantità, fazzoletti, vitamina C, un po' di coccole. No. Bamba, badante, Medicitalia e Uensor. Cioè, senza Uensor e Medicitalia come fai a sapere di che morte devi morire appena hai un raffreddore? Cioè, e sono essenziali. La bamba, sto scherzando, ovviamente. La badante, no, perché mi servirebbe veramente. Sono un catarceo. Tutto ciò che oggi è andato storto. Minchia raga, è andato stortissimo, ancora un po' e mi usciva dalle orecchie. Grande Ani, ma sono io, cazzo. Pacco viveri, riempi questo spazio con un sacco di cose buone. Spaghetti alla sbuba tricciana, polpette di scrote di topo ragno, i pancacca e il brodino di smegma. La banana ovviamente non l'ho fatta io, era già disegnata. Sai cos'altro ci vorrebbe? Un pacco di non me ne importa, un scatolone pieno di lasciatemi in pace. E io ho aggiunto, gradirei anche un pacco di... Cazzi tua, sti gran cazzo 86, glitter, peti e peli di munis. Crea i tuoi curizzini d'amore personalizzati. Fisting me, fuck me, ti amo, hate you. Hate you c'era già, quindi già a me va proprio ispirato. Evapora, ti sputo. Bello, ovviamente non l'ho messo io. Sei troia, fai schifo, muori, succa, cazzo vuoi merda. Figlio della merda, ti cagherei a schizzo in faccia, curizzino. Ricopri questa pagina di annunci pop-up. Complimenti, sei il fortunato vincitore del kit per ingrandire di 2 taglie il tuo buccio del culo. Click me, subito a casa tua. Minchia Big, vuoi il pene più grande senza spendere solo un centesimo? Compra Minchia Big a soli 459.000 euro. What the fuck? Bamba Man, sei veramente euforico, vuoi guadagnare 45.000 euro? Clicca qui, corso per spacciatori solo per te. Prenditi un momento per osservare oggi qualcosa di piccolo. Che cosa hai visto? Beh, questo è servire le cose sul piatto d'argento, cioè effettivamente. Ta-na-na-na. Prepara una compilation per una festa di compleanno. Tropicana di Manuel Castro, ingiusto di bello figo, Mr. Tacchi di culo, Cosa Song, Loffa, Fit, Pezzone, Follow My Steps, ma ovviamente la metal version, Pezzone, Fit, Scorpion, Io sono Lollo di Lollo e Remix di Peti, cioè ditemi se non è bellissima questa compilation, a parte la prima che è già stata compilata dal libro, che cazzo hai chiesto? Ci siamo? Non siamo ancora arrivati al dunque.
No, 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 sì. Curati, sei. Cioè, ma di brutto, ma che cazzo vuol dire? Mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Cazzo di sbraffani fa nanni e... Oh, che motion! Che motion, raga! Mi sto strozzando al punto giusto, che bello! Unisci i punti in un ordine qualunque. Succa. Cosa vedi? Un messaggio d'amore. Elenca 5 amici che pensi resteranno tali per sempre. La mano amica Federica, la mano bionica Veronica, la forfora e il collarino che ormai è l'ebola appiccicata. E Lippi, ovviamente. E questo è tutto. Ha cominciato a piovere. Sentite che è semerosa la cosa. Che bello quando piove, sono troppo felice, la smetto di parlare con Manali ultimamente. E farò sicuramente un'altra puntata perché tutta sta parte di libro è immacolata e vogliamo lasciarla abbandonated, ma ovviamente no, quindi sicuramente ci farò una seconda parte. A chi ha fatto schifo la prima si beccherà anche la seconda, sì! Bene, questo è tutto, ci andiamo alla fine. Cosa?